Allora, buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo seminario della De Cifris Augusta Taurinorum. L'argomento di oggi è abbastanza impegnativo, sono le applicazioni dell'algoritmo di Shor tramite computer quantistico alla crittografia. L'oratore sarà Francesco Stocco di Telsi, a cui lascio la parola. Buongiorno a tutti, ringrazio il dottor Morgari per la presentazione e l'iniziativa De Cifris per l'invito. Oggi parleremo appunto dell'algoritmo di Shor, introducendo tutti gli elementi di quantum computing necessari a comprenderne la trattazione. Nel 1994 il professor americano Peter Shor ha proposto un algoritmo per la fattorizzazione dei numeri interi in tempo polinomiale. Questo con l'assunzione dell'esistenza di un opportuno computer quantistico. In questo seminario andremo a collocare l'algoritmo in un contesto di problemi più ampio. Trattandosi di un algoritmo quantistico, sarà necessario introdurre nella prima parte della presentazione il formalismo matematico per la descrizione dei qubit e per il quantum computing che vedremo. Successivamente introdurremo la trasformata di quantistica di Fourier in quanto elemento chiave della trattazione, elemento chiave sia nel quantum computing più in generale, ma soprattutto nell'algoritmo di Shor. Nella parte centrale del seminario affronteremo l'algoritmo di Shor vero e proprio, derivandolo da due classi di problemi più ampie, quella dell'hidden subgroup problem e della quantum phase estimation. Nonostante dal punto di vista applicativo non ci sia nessuna differenza sostanziale tra le due strategie, ho ritenuto interessante riportarne entrambe le interpretazioni teoriche. Infine, a conclusione della presentazione, vedremo un paio di strategie di attacco al protocollo di RSA, partendo dall'algoritmo. Ok, introduciamo ora i quantum bit, più in particolare iniziando dallo spazio matematico, l'ambiente matematico in cui i Come qubit. questo, ma di ferro. Come Devi guardare. Dice che papà non ne ha. papà so che tiene le viti, so dove le tiene, ma C'è qualche non penso li tenga. Sì, interferenza. Di aspetta che cerco di ammutolire. E gli spazi hamiltoniani, appunto, stavo dicendo. Riprendo un attimo il filo. Dobbiamo definire l'ambiente matematico in cui vivono i quantum bit. Uno spazio hermitiano è uno spazio vettoriale finito dimensionale su C, equipaggiato con una forma hermitiana, che nel nostro caso non sarà altro che il prodotto scalare usuale su C, che sia sesquilineare, ovvero lineare con coniugazione nella prima entrata e lineare nella seconda. Qui lambda e mu sono dei numeri complessi, mentre x e y sono dei vettori. Simmetrica con coniugazione è definita positiva, ovvero che per vettori non nulli la forma del vettore contro se stesso è reale e strettamente maggiore di zero. Senza sorprese definiremo la norma come la radice quadrata della forma del vettore contro se stesso. Dati poi V e W, due spazi hermitiani, una mappa da V in W è un morfismo unitario, se è cilineare e rispetta la forma hermitiana. Dal punto di vista matriciale, un morfismo cilineare è unitario se e solo se la matrice che lo rappresenta per la trasposta coniugata e viceversa sono banali. Ho riportato questa definizione in quanto le trasformazioni unitarie da uno spazio in se stesso saranno le uniche ad essere considerate ammissibili nel contesto dei qubit. Bene, con questo breve preambolo possiamo definire il qubit. In particolare, un n qubit è un vettore di norma 1 in uno spazio hermitiano di dimensione 2ln. L'insieme degli n qubit è denotato dalla Q grande N con N al pedice. Qui
Qui ho riportato anche la rappresentazione come prodotto tensore, C2 tensore n volte, in quanto sarà quella che, come vedremo, si sposerà meglio per la descrizione di questo contesto. Ad esempio, per prendere confidenza con la notazione, ho riportato degli esempi di qubit, di n qubit, nel caso n uguale 1 e n uguale 2. Nel caso degli 1 qubit abbiamo che di 0 corrisponde al vettore 1, 0, mentre il qubit 1, che di 1, corrisponde al vettore 0, 1. In modo analogo ho riportato anche i due qubit. Ho scelto di riportare questi qubit in particolare in quanto consistono in una base dello spazio degli 1 qubit e dei 2 qubit rispettivamente. Dato x, un numero naturale, l'xesimo vettore degli n qubit di base è rappresentato da ket di n, oppure dal prodotto tensore di ciascuna delle sue cifre binarie. Più in generale, un n qubit è rappresentato da una superposizione di n qubit di base, ovvero una combinazione lineare di n qubit di base di norma 1. Ciascun modulo alfa con x quadro andrà interpretato come la probabilità associata all'osservazione di ciascun n qubit di base x. Dati n ed m interi positivi, c'è una mappa bilineare che va dagli n qubit e m qubit negli n più m qubit, mandando semplicemente una coppia di n ed m qubit nel loro prodotto tensore. Ad esempio, qui ho riportato il caso del 2 qubit 2, che è uguale al prodotto tensore dell'1 qubit 1 per l'1 qubit 0. Pongo un attimo l'attenzione sul fatto della consistenza della notazione anche in termini del prodotto tensoriale nel caso della rappresentazione vettoriale. Da questa slide si potrebbe essere tentati a pensare che gli n più m qubit, in particolare un n più m qubit, sia semplicemente dato da una coppia di n qubit e un m qubit. In realtà lo spazio degli n più m qubit è molto più ricco e in questa slide ho riportato un esempio nel caso di un 2 qubit che non è dato dal prodotto tensore di 2 qubit. Questo caso è particolarmente interessante in quanto questo stato che è una superposizione uniforme del 2 qubit 0 e del 2 qubit 3 è chiamato entanglement e soprattutto nell'ambiente quantistico si sente spesso e non può essere e si dimostra non poter essere scritto in alcun modo come prodotto di due singoli qubit. D'altro canto però abbiamo che ovviamente lo spazio degli 2 qubit è generato da 2 qubit costituiti da coppie di 1 qubit. Ad esempio in questo caso abbiamo nella prima entrata 0 che è dato da 2 qubit e il secondo valore 3 che è dato da 2 qubit. E ne stiamo considerando la combinazione lineare. Introduciamo ora i gate quantistici. Iniziando dai gate che agiscono su Q1, ovvero gli 1 qubit, e faremo vedere come agiscono su qubit di base e poi andranno estesi per linearità a tutte le superposizioni di qubit. Iniziamo con il gate di Adamar, che manda l'1 qubit X in una superposizione uniforme di 0 e 1, in cui il fattore di fase di 1 diventa meno 1 nel caso in cui il valore di x sia 1. L'Adamar è un gate molto interessante nel quantum computing in quanto permette di tenere in considerazione tutti i valori possibili del qubit con la stessa identica probabilità. Poi successivamente vediamo il caso del NOT equivalente classico, mentre la phase shift è una rotazione di fase e sta mandando, lascia fissato il qubit nel caso in cui abbia valore 0, mentre introduce un fattore di fase e alla 2 pi greco i su 2 alla n nel caso in cui il qubit sia 1.
Di seguito ho riportato l'interpretazione matriciale che ci fa vedere come agiscono i gate sopra riportati nel caso in cui si stia considerando la rappresentazione vettoriale del qubit. E infine la notazione all'interno dei circuiti quantistici che vedremo in seguito, dove la linea in entrata e in uscita da ciascun gate sta semplicemente dicendo, sta rappresentando il passaggio del qubit. Per quanto riguarda invece i gate quantistici che agiscono sui due qubit, ho riportato anche qui due che sono equivalenti del caso classico, ovvero il control not che agisce sul secondo qubit come un not, a seconda che il primo qubit su cui si sta controllando sia 1, mentre lo swap che semplicemente scambia il valore dei due qubit. Anche qui ho riportato l'interpretazione matriciale per interpretare i gate in notazione vettoriale e infine la notazione all'interno del circuito dove anche qui le due linee rappresentano i due qubit in entrata. Pongo un attimo velocemente l'attenzione sulla notazione del control not, in quanto il C davanti a qualsiasi altro gate ha lo stesso identico significato, ovvero il C davanti a un gate fa in modo che quel gate stia agendo solo se il qubit su cui si sta controllando sia 1. Mi sono limitato a riportare gate che agiscono sugli 1 qubit e sui 2 qubit, perché fra tutti quelli presentati, l'ADAMAR, i phase shift e il control not sono sufficienti a rappresentare gate quantistici che agiscono su n qubit per ogni dimensione n. Un insieme di gate con questa caratteristica viene detto universale. Ecco, data ora invece una funzione booleana da 0,1 alla n, 0,1 alla m, a meno di casi speciali, non possiamo definire un gate che agisca semplicemente come una valutazione della F muovendosi da n qubit in m qubit. Questo perché in generale tale trasformazione non è una trasformazione unitaria di uno spazio in se stesso. E per recuperare in qualche modo la possibilità di valutare funzioni booleane, quello che possiamo fare è considerare il gate UF nel seguente modo, ovvero come un gate che agisce dagli n più m qubit agli n più m qubit, lasciando fissato il primo registro di n qubit, che andrà interpretato come il valore in input per la funzione f, mentre il secondo registro di m qubit andrà aggiornato con un XOR della valutazione della f su x. Bene. Tutte le trasformazioni presentate finora sono reversibili, ovvero applicandone l'inversa si può ritrovare e tornare allo stato di partenza. L'unica operazione ammessa nei circuiti quantistici che non ha questa proprietà è l'operazione di misura. L'operazione di misura è sostanzialmente l'unico modo che abbiamo per ottenere informazioni dal circuito sullo stato quantistico, che durante tutta la computazione altrimenti è inaccessibile. Quindi vediamo ora come funziona. Dato una superposizione di n qubit psi, se vogliamo misurarne i primi k qubit, riscriviamo l'n qubit psi raccogliendo le prime k entrate e mettendo in evidenza le prime k entrate e raccogliendo quanto rimane in una superposizione psi x n-k. Spiego un po' meglio come funziona, ovvero che data una superposizione di n qubit può essere che qualcuno di questi le prime k entrate coincidano e pertanto queste vengono messe in evidenza e tutte le altre andranno a costituire una superposizione psi x qui indicata. Il risultato della misura sarà x e lo stato quantistico sarà lasciato nella posizione x tensore psi x, tutto normalizzato. Ricordiamo che i qubit hanno senso solo nel caso in cui siano di norma 1, per rispettare la definizione. Il tutto accadrà con probabilità norma di psi x quadro. Osserviamo che
in seguito all'operazione di misura, i primi k qubit perdono la loro proprietà di superposizione in quanto collassano ad uno solo stato x. Quindi talvolta, in luce di questo, è utile pensare all'operazione di misura come a un collasso del qubit allo stato di semplice bit, in quanto è un valore fissato e riconoscibile. Infine, riporto anche qui la notazione all'interno del circuito quantistico per l'operazione di misura. Questo conclude la parte introduttiva e vediamo ora l'elemento chiave per poi affrontare Shor, ovvero la trasformata quantistica di Fourier. Dato un intero x tra 0 e 2ln-1, la trasformata quantistica di Fourier agisce nell'n qubit ket di n, mandandolo in una superposizione uniforme di tutti i valori possibili di y tra 0 e 2ln-1, introducendo un fattore di fase per ciascun qubit che dipende dal valore di x. Questa scrittura ci sarà più utile nell'interpretazione di Shor come hidden subgroup problem, e mentre per quanto riguarda la quantum phase estimation ci sarà più utile introdurre questi vk e alla 2π greco i su 2lk e andare a vedere come la trasformata quantistica di Fourier agisce su ogni singolo qubit degli n considerati. In questa slide riporto il circuito quantistico che ci permette di calcolare la trasformata quantistica di Fourier. È costruito a partire da gate di Hadamard e rotazioni di fase, phase shift, controllati. E non c'è una convenzione universale riguardo all'ordine grafico con cui questo circuito viene rappresentato, quindi può essere che altrove, in altre sedi, troviate un circuito ribaltato rispetto a quello che sto presentando. In particolare pongo l'attenzione sulla posizione della cifra più significativa, che a sinistra è ket di xn-1 ed è posizionata in alto, mentre a destra la cifra più significativa, ket di yn-1, è posizionata in basso. Si può ovviare, quindi ignorare questa accortezza, ponendo semplicemente degli swap da invertire tutti gli ordini. Bene, ora possiamo immergerci nel soggetto principale del seminario, ovvero l'algoritmo di Shor, che, dato un intero n positivo e un numero intero a coprimo con esso, si propone di trovare il periodo della funzione f di x uguale alla x modulo n con tempo di esecuzione polinomiale nel logaritmo di n. L'algoritmo è suddiviso in una parte quantistica principale e in un post-processing classico. L'interpretazione della parte quantistica sarà il soggetto di questa presentazione. Una piccola osservazione preliminare: l'algoritmo di Shor è un algoritmo probabilistico e quindi può essere che vada ripetuto una manciata di volte prima di fornire il risultato desiderato. La prima famiglia di problemi che affrontiamo, a cui appartiene Shor, è quella dell'hidden subgroup problem, che è enunciato come di seguito. Dato G, un gruppo finitamente generato e un insieme X, e data una funzione F da G in X, tale che esista un sottogruppo H di G, tale che due elementi di G hanno la stessa immagine, se e solo se appartengono alla stessa classe laterale rispetto ad H, trovare un insieme di generatori per H. H viene anche detto spesso, appunto, come il titolo del problema, il sottogruppo nascosto di G. Una piccola osservazione: nel caso in cui F sia un omomorfismo di gruppi, questo sottogruppo che stiamo cercando non è nient'altro che il nucleo dell'omomorfismo. Se
In questo contesto è necessario introdurre la nozione di carattere. Dato un gruppo G, un carattere di G è un omomorfismo di gruppi che va da G nel gruppo moltiplicativo dei numeri complessi, e l'insieme G cappuccio di tutti i caratteri di G è chiamato il gruppo duale di G. In effetti, come la definizione suggerisce, in quanto gruppo duale, l'insieme G cappuccio equipaggiato con la naturale moltiplicazione risulta essere un gruppo. Da questo momento in poi, il gruppo G considerato in questa presentazione sarà finito ed abeliano. In questo caso particolare si ha che il gruppo G e il suo duale sono isomorfi. Bene, ora introduciamo invece una generalizzazione della trasformata quantistica di Fourier che ci sarà utile in questo contesto più astratto. In particolare, in questo caso, la trasformata quantistica di Fourier, data una funzione f da g in x, agirà come un gate che manda la superposizione uniforme di tutti gli elementi del gruppo G seguiti da una valutazione della f in una superposizione uniforme di tutti gli elementi del duale di G seguiti da una valutazione del duale della f. In questi termini, la trasformata quantistica di Fourier può essere vista come un dizionario tra il gruppo e il suo duale. E ovviamente si può provare che nel caso in cui il gruppo G sia il quoziente di Z e 2LnZ, applicando la trasformata quantistica di Fourier definita in precedenza al registro G, otteniamo esattamente lo stesso identico risultato. Ora vediamo come il circuito che ci permette di risolvere il Lidden subgroup problem. Data una funzione F con le assunzioni di HSP, il seguente circuito quantistico calcola con un elemento chi nel duale di G su H con distribuzione uniforme, dove il duale di G su H è visto come il sottoinsieme di G cappuccio, G duale, degli elementi che agiscono in modo triviale sul sottogruppo H. Vediamo che il circuito quantistico è suddiviso in quattro macropassaggi, che poi andremo ad analizzare nel dettaglio, e agisce su due registri di qubit, rispettivamente di n qubit e di m qubit. È utile pensare al primo registro di n qubit come un registro di input e al secondo registro di m qubit un registro di output rispetto alla f, in quanto i valori nel primo registro saranno quelli su cui sarà calcolata la f e si andrà a sovrascrivere questo valore sul secondo registro. Il primo passaggio è il gate US, che sta per Uniform Superposition, e manda lo 0 bit, l'ennesimo l'n qubit 0 in una superposizione uniforme di tutti gli elementi del gruppo G, in modo da tenerli in considerazione tutti con la stessa probabilità. Il secondo passaggio, come anticipavo, è il gate UF, che è stato definito in precedenza quando abbiamo trattato la questione delle funzioni booleane, che ci permette di aggiornare il secondo registro di m qubit con il valore della f rispetto alla superposizione uniforme di tutti gli elementi del gruppo G, che sta invece nel primo registro. Veniamo ora al passaggio fondamentale del circuito, ovvero l'applicazione della trasformata quantistica di Fourier, che è definita come in precedenza, e notiamo che la quantità tra parentesi, nel caso in cui il carattere chi del duale non agisca trivialmente sul sottogruppo H, risulterà essere zero. In questo caso quello che otterremo è che la scrittura sottostante, ovvero che la prima entrata, il primo registro contenente i caratteri chi, li considererà solo quelli su H invece ci agiscono trivialmente. Pertanto la misura finale ci darà esattamente quanto desiderato, ovvero un elemento chi del duale di G su H con distribuzione di probabilità uniforme. Ecco, vediamo ora come implementare l'algoritmo di Shor per trovare l'ordine
R di A modulo N in questo contesto. Prendiamo la dimensione del primo registro di N qubit, N piccolo, sarà il doppio della parte intera superiore del logaritmo di N, mentre la dimensione M del registro sottostante sarà la parte intera superiore del logaritmo di N. La uniform superposition sarà realizzata grazie a un Hadamard che agisce su ciascuna entrata, mentre la trasformata quantistica di Fourier sarà considerata quella definita inizialmente. La funzione la funzione di cui stiamo cercando il sottogruppo nascosto è G, va da G nell'insieme 0 n-1, mandando x in a alla x modulo n. Il gruppo considerato è il quoziente di z su 2 alla nz, mentre il sottogruppo nascosto dalla funzione dentro al gruppo G è quello generato da R. Si osservi che da un punto di vista teorico il setting precedente è ben definito solo nel caso in cui il periodo R divide 2 alla n. Ovviamente questo non è sempre verificato, non è sempre vero, pertanto un post-processing classico sarà generalmente necessario per ritrovare R con buona probabilità. Questo è l'elemento principale per cui l'algoritmo di Shor è considerato un algoritmo probabilistico. Nello stesso articolo del 1994, Shor propone anche una soluzione, e in particolare un circuito quantistico, per la soluzione del problema del logaritmo discreto in tempo polinomiale. Ne vediamo in questa slide brevemente il setting nel contesto di HSP, quindi dell'Hidden Subgroup Problem. Abbiamo che, dato un gruppo ciclico C generato da G e di ordine M grande, e dato un elemento x di C, vogliamo trovare l'esponente di G corrispondente, l'esponente y di G corrispondente che ci dia il valore di x. Il gruppo considerato sarà il prodotto cartesiano di z su mz per se stesso, mentre la funzione andrà da questo gruppo G nel gruppo ciclico C, mandando la coppia AB in G alla A per x alla meno B. Si mostra che il sottogruppo nascosto in questo caso è H, è generato da Y e 1, e pertanto una completa descrizione del sottogruppo nascosto ci restituirà il valore Y, ovvero il logaritmo discreto che stavamo cercando. Questo conclude la trattazione dell'Hidden Subgroup Problem, e ora vediamo come interpretare l'algoritmo di Shor nel contesto della quantum phase estimation. Il problema qui è diverso ed è scritto qui di seguito, ovvero dato U un morfismo unitario e dato psi un autostato di U, trovare la fase teta compresa tra 0 e 1 che ne descriva l'autovalore e alla 2π greco di teta. Si noti che l'autovalore è costretto a essere di questa forma, in quanto essendo un morfismo unitario, trasformazione unitaria, gli autovalori devono avere tutti norma 1. La descrizione, la trattazione, funzionerà grazie a questa osservazione, ovvero che l'applicazione del gate U, controllato su un qubit, che in questo caso ho riportato ad esempio in superposizione uniforme tra 0 e 1, introdurrà un fattore di fase e alla 2π greco di teta solo nel caso in cui il qubit su cui si controlla è 1. Procedendo poi al raccoglimento di y, si osserva che il gate control u può essere rappresentato, interpretato, come un gate che agisce solo nel primo qubit, in quanto l'ultima parte psi è fissata. Vediamo ora il circuito quantistico corrispondente per la soluzione della quantum phase estimation. Dato una trasformazione unitaria U che agisce su m qubit e un suo autostato psi, il seguente circuito quantistico calcola 2 alla n teta
dove θ è la fase dell'autovalore corrispondente. Vediamo che innanzitutto a un primo sguardo il circuito risulta essere simile a quello dell'Hidden Subgroup Problem. La differenza sostanziale è che il secondo registro, al posto di essere settato inizialmente come un MQBit 0, è direttamente posto come l'MQBit che rappresenta l'autostato, mentre il primo gate è un Adamar che agisce su tutte le entrate in modo da tenere in considerazione tutti i valori possibili, mentre la croce sulla quantum Fourier transform, sulla trasformata quantistica di Fourier, non è altro che la trasposta coniugata e quindi l'inversa nel caso delle trasformazioni unitarie. Il gate al centro sta mandando, vediamo nel dettaglio lo stato in 1, e il gate al centro sta mandando x psi in x uguale a x psi. Questo gate è costruito a partire da due alla j gate u che agiscono sul registro psi controllati sul jesimo qubit per ogni j. Ne riporto brevemente un esempio. Nel caso in cui la dimensione del qubit del registro n sia uguale a 2 e il valore del qubit sia uguale a 2, vediamo che abbiamo 2 alla 0 e quindi 1 gate u che agiscono sullo zeroesimo qubit 0, ed essendo 0 non viene considerata, e poi abbiamo 2 alla 1 e quindi 2 gate u che agiscono sul primo qubit che essendo 1 vengono tenuti in considerazione. Quello che ne risulta è appunto u alla seconda, dove vediamo che l'esponente corrisponde esattamente al valore del qubit come desiderato. Partendo dall'osservazione preliminare con cui abbiamo cominciato sul control U, è semplice realizzare che lo stato quantistico in 1 sarà il seguente, dove nel primo registro di n qubit realizziamo la trasformata quantistica di Fourier applicata a x nel caso x sia la 2 alla n teta. Ricordo brevemente la scrittura a cui sto facendo riferimento, che nella slide della trasformata quantistica di Fourier è la seconda, quella riportata qui in basso, in cui c'è un'azione della quantum Fourier transform e si vede come agisce su ciascuna delle entrate degli n qubit. Ritorniamo alla nostra slide e vediamo invece che appunto applicando l'inversa della trasformata quantistica di Fourier al primo registro otteniamo esattamente il valore 2 alla n teta. Ovviamente questo funziona bene nel caso in cui 2 alla n teta sia un intero, e questo non è sempre vero. Nel caso generale, quello che il circuito sta calcolando, quindi, è una stima di teta che ci permetterà di ritrovare il valore preciso di teta grazie a un argomento con le frazioni continue con buona probabilità. Come nel caso di HSP, anche qui riporto il setting per l'implementazione di Shor per trovare l'ordine R di A modulo N. Come nel caso precedente, la dimensione del primo registro n piccolo sarà il doppio della parte intera superiore di log 2 di n, mentre la dimensione del secondo registro m piccolo sarà la parte intera del logaritmo di n. Si noti che qui, per Shor, al posto di considerare un singolo autostato, si considererà un insieme di r autostati la cui superposizione è uniforme da 1. A breve ne vedremo il motivo. Il gate U considerato sarà la moltiplicazione per A modulo N e di seguito riporto gli autostati che citavo in precedenza. Ciascuno avrà autovalore E alla 2π i per S su R. Pertanto una valutazione della fase di ciascuno di questi autostati darà S su R. Il problema è che la produzione di ciascuno di questi autostati può essere laboriosa dal punto di vista computazionale, se non impossibile in quanto prevede la conoscenza dell'ordine R, che è esattamente quello che stiamo cercando. Per ovviare a questa problematica, quella di produrre un autostato per un S fissato, notiamo che la superposizione uniforme di tutti questi autostati dà 1, che naturalmente è facilmente realizzabile,
E questo ci permetterà, ragionando per linearità, di ottenere con la misura finale un 2 alla n per s su r, dove s sarà random tra 0 e r-1. E andando a stimare il denominatore di questa frazione, andremo a risolvere il problema di Shor, cioè trovando appunto l'ordine di a modulo n. Questo, con questa slide, concludo la parte quantistica della presentazione. E ora vediamo come applicare Shor per rompere RSA con un paio di strategie. La prima, che ho denominato attacco diretto a RSA, in quanto non è prevista in alcun modo la fattorizzazione del numero n. Nel setting standard di RSA abbiamo un intero n dato dal prodotto di P per Q e Alice che vuole mandare a Bob un messaggio B invertibile modulo n. La chiave pubblica di Bob è C invertibile modulo P-1 per Q-1 e Alice manda a Bob quindi il valore A congruo a B alla C modulo P per Q. Bene, ora assumiamo che Eve sia in grado di ottenere l'ordine R di A. Chiaramente nel caso in cui avesse a disposizione un computer quantistico e fosse in grado di implementarci l'algoritmo di Shor, questo lo potrebbe fare in tempo polinomiale, per quanto visto finora. E il fatto che R e C siano coprimi ci dice che R è anche l'ordine di B. Non solo, per lo stesso motivo abbiamo che è possibile trovare in tempo polinomiale, grazie all'algoritmo esteso di Euclide, un elemento D tale che elemento D inverso di C, ovvero CD congruo a 1 modulo R. E a questo punto IV eleva A alla D, ottenendo B alla 1 più MR, dove, e essendo R l'ordine di B, ottiene esattamente B, e ottenendo pertanto il messaggio che Alice e Bob volevano fosse segreto, insomma. E, nell'ultima slide vediamo invece come applicare Shor per fattorizzare n. Si può dimostrare che c'è una buona probabilità che il periodo R ottenuto sia pari. In questo caso sia che A alla R è congruo a 1 modulo P per Q e A alla R mezzi non sia congruo a 1 modulo P per Q. Si può assumere che con buona probabilità anche alla R mezzi non sia congruo nemmeno a meno 1 modulo P per Q. In questo caso, riscrivendo alla R congruo 1 modulo P per Q come il prodotto dei suoi due fattori, alla R mezzi meno 1, alla R mezzi più 1 congruo a 0 modulo PQ, non essendo nessuno dei due fattori congruo a 0 modulo P per Q, realizziamo che per forza il primo P dovrà dividere uno dei due, mentre il primo Q dovrà dividere l'altro. Concludiamo quindi che P e Q sono il massimo comune divisore di ciascuno dei due fattori e l'intero n. D'altro canto, applicando il lavoro di Shor invece sul logaritmo discreto, è possibile rompere anche il protocollo di Diffie-Hellman. Pertanto, la realizzazione di un computer quantistico in cui sarà possibile applicare gli algoritmi proposti da Shor, tutta la crittografia a chiave pubblica sarà sostanzialmente messa a repentaglio. Tutta la crittografia a chiave pubblica oggi in uso. Bene, questo conclude la mia presentazione e nell'ultimissima slide riporto qualche riferimento bibliografico utile. Il primo articolo è la versione definitiva dell'algoritmo di Shor, in cui viene presentato l'algoritmo per la fattorizzazione e per il logaritmo discreto. Poi riporto l'articolo di Beauregard, dove è riportata una semplice implementazione dell'algoritmo di Shor,
che si propone di ottimizzare il numero di qubit interessati. Infine, invece, riporto due libri, quello di Merman, The Quantum Computer Science and Introduction, in cui è presente tutta un'introduzione al quantum computing e di seguito è riportata una trattazione dell'algoritmo di Shor da un punto di vista sia probabilistico che analitico, dove appunto viene fornita un'analisi dettagliata del risultato. Invece, per un'interpretazione più teorica della quantum phase estimation e dell'Edenser group problem, ho riportato il libro di Nielsen e Chuan, Quantum Computation and Quantum Information. Questo conclude il seminario e naturalmente sarò a disposizione per eventuali domande. Grazie a Francesco, che posso dire che è stato davvero bravissimo a raccontarci in modo così chiaro cosa ci sta dietro l'algoritmo di Shor, che spesso secondo me viene dato un po' per scontato, ma capirlo bene è importante perché sta davvero cambiando la storia della crittografia. Come ha detto Francesco, sostanzialmente rompe tutta la crittografia a chiave pubblica attualmente in uso e quindi ha dato il via proprio a nuove branche della crittografia, sia come post-quantum cryptography, sia come distribuzione quantistica delle chiavi. Quindi ha proprio aperto un nuovo mondo.